A Montgomery, in Alabama, l'afroamericana Rosa Parks si rifiuta di cedere il posto sull'autobus a un uomo bianco. Rosa Parks è considerata la madre del movimento dei diritti civili americani. Fantastica fiammata! Era la prima pagina del settimanale L'Espresso. Opened its gates to the public today. Ed ecco la linea di montaggio della Fiat 600. Aspetta, ora torno. E pane solo, sai, non ho preso nient'altro per la fretta. Leggenda divenuta realtà, la metropolitana di Roma. Saluto del sindaco ad Einaudi che taglia il nastro. Bentornati nel mio canale anche oggi per un videovlog a me preferito di una serie che amo tantissimo, che sarebbe la storia della classifica dei dischi più venduti in Italia. Storia iniziata tanto tempo fa e che poi al momento in cui vengono stilate le classifiche, specificatamente quelle dell'anno, io da lì in poi ho cominciato ad andare cronologicamente avanti e ogni anno vi racconto la storia di una classifica. Oggi siamo arrivati alla storia della classifica dei dischi più venduti del 1955. Ma cosa succedeva nel 55 in generale? Tantissime cose, come sempre. Innanzitutto viene inaugurata il 9 di febbraio la prima metropolitana italiana. Poi esce al cinema Marcellino Pane e Vino e viene anche presentata la nuova Fiat 600. Apre Disneyland a Los Angeles, ci saranno le prime radioline della Sony, esce in edicola il settimanale L'Espresso per la prima volta, primo forno a microonde domestico e poi Rosa Parks si ribella alla segregazione sugli autobus. È una storia bellissima questa, di questa signora di colore che appunto combatte per avere i suoi diritti. Brava, veramente brava. Ma noi siamo qui perché vogliamo conoscere quali sono i 5 dischi più venduti in Italia del 1955. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Se vi piace l'argomento, esiste nel mio canale una playlist che si chiama come questo vlog, perciò la trovate subitissimo. Oggi sono qui per parlarvi dei 5 dischi più venduti in Italia del 1955. Buona visione e benvenuti anche oggi sul mio canale. Set me free. La quinta canzone più venduta in Italia del 1955 sarà una canzone che si intitola Blowing Wild, canzone di Frankie Lane, che è anche la colonna sonora del film omonimo. Allora, Frankie Lane è un italiano, anche se in realtà è nato all'estero, perché lui viene da una famiglia italiana che era appunto migrata. Lui quindi non nasce in Italia, pur essendo italiano a tutti gli effetti, perché si chiama Francesco Paolo Lovecchio, vero nome di Frankie Lane, nato a Chicago nel 13 e poi morto a San Diego nel 2007. Cantante americano, uno dei più grandi della musica leggera del XX secolo, con oltre 250 milioni di dischi venduti, 21 sono stati dischi d'oro che lui ha guadagnato nella sua carriera. Ha avuto un periodo importantissimo, il maggiore di successo, che appunto va fra gli anni 40 e gli anni 50. Quindi Frankie Lane nasce a Chicago, però da una famiglia di immigrati che arriva da Monreale in Sicilia. Infatti il cognome Lovecchio subisce alcune alterazioni nelle varie trascrizioni. Il padre John era barbiere e contava tra i suoi clienti il noto criminale Al Capone. Prima di assumere il nome d'arte, nei documenti risulta con il nome di Frank Lovecchio. Quali sono i suoi più grandi successi? Innanzitutto, il suo primo grande successo risale al 47, è That's My Desire. Adesso seguirono poi altri successi come The Lucky Old Sun e altri ancora. Alla carriera di cantante affianca anche quella di attore e conduttore di programmi televisivi e a partire dalla fine degli anni 40 partecipa in alcuni film musicali e serie televisive, sia in veste di attore che anche interprete di se stesso. E poi fa anche moltissima televisione perché conduce molti programmi. Frankie Lane ha interpretato anche canzoni utilizzate al cinema, tipo questa, che è Blowing Wild,
e poi altre, I Believe, poi addirittura la colonna sonora del film Mezzogiorno di Fuoco, insomma ne fa tantissime. Nel giugno del 50 sposa l'attrice americana Nan Grey e adotta le sue due figlie avute da un precedente matrimonio. Il matrimonio durerà 43 anni, cioè fino alla morte della Grey nel 93. Nel 64 partecipa anche a Sanremo, interpreta due canzoni, Una lacrima sul viso con il testo in inglese For You Love in abbinamento con Bobby Solo e Che me ne importa a me, della quale incise anche la versione in inglese che si chiamava Tangolita in coppia con Domenico Modugno. La sua attività continua durante gli anni 60 e anche 70 con numerose tournée, dischi e anche un ritorno alle colonne sonore, perché incide anche per il film Mezzogiorno e mezzo di fuoco diretto da Mel Brooks la colonna sonora. Continua a esibirsi con successo ancora novantenne e lo fa fino al 2005. Ricoverato in un ospedale di San Diego in California per un'operazione all'anca, in realtà poi muore per infarto cardiaco dopo due settimane di degenza. La quarta canzone più venduta in Italia del 1955 sarà interpretata da Georgia Gibbs e la canzone si intitola I Love Paris. I love Paris in the springtime. Stamattina sul tuo cuore c'hai mettuta una pazzia, e perché ce l'hai mettuta? La terza canzone più venduta in Italia del 1955 sarà una canzone di Renato Carosone. Si intitola La Panzè. Renato Carosone ha una storia lunghissima, chiaramente, io vi dirò solo qualcosina, proprio dedicata a questo anno di cui ci stiamo occupando in questo vlog. Allora, lui si chiama Renato Carusone, perciò quasi simile al suo nome d'arte, è nato a Napoli nel 20 e morto a Roma nell'1, cantautore, pianista, direttore d'orchestra, compositore italiano, pianista classico, jazzista, uno dei maggiori autori e interpreti della canzone napoletana, ma anche della musica leggera italiana, in un periodo che va tra il secondo dopoguerra, la fine degli anni 90, ha fuso ritmi della tarantella con melodie africane e americane, ha creato una forma di macchietta ballabile e adeguata ai tempi. Tra i suoi maggiori successi ci sono Torero, Caravan Petrol, Tuffa l'Americano, Saracino, Maruzzella. Carosone è stato anche uno dei due cantanti italiani, perché l'altro è Domenico Modugno, ad aver venduto dischi negli Stati Uniti senza però incidere in inglese, perciò sono arrivati in classifica cantati in italiano. Ma cosa succede a Renato Carosone nel 1955, proprio in questo anno? Allora, lui il 4 giugno del 55 inaugura un locale che poi è destinato a diventare il tempio della musica leggera italiana, e sto parlando della Bussola in Versilia di Sergio Bernardini. Poi il 2 luglio inaugura la stagione estiva, a pochi giorni dall'uscita di Carosello Carosone numero 2, e nello stesso anno scrive un pezzo originale che si chiama Move Natale, e andò addirittura a ripescare un classico napoletano del 1888 che era firmato da Salvatore Di Giacomo. Affiancò a questi successi, alla fine di questo anno, anche Io, Mamma e te, tu, esilarante brano di Pazzali e Modugno che Carosone lasciò alla voce e alla verve comica di Gegè. Nel 56, giusto per scavallare un po' nell'anno nuovo, fece Ricordate Marcellino, canzoncina dedicata a Pablito Calvo, che era quel bambino protagonista del film Marcellino pane e vino. La seconda canzone più venduta in Italia del 1955 sarà del grande Renato Rascel, che in questo decennio davvero miete grandissimi successi, e questa volta lo fa con la canzone che si intitola Arrivederci Roma. Capriccio di Ello mio. La canzone più venduta in Italia del 1955 sarà cantata da Aurelio Fierro. Sarà il più venduto dell'anno con la canzone Scapricciati Ello. Allora, Aurelio Fierro, grandissimo artista, poi è stato anche un grandissimo produttore. In futuro è nato a Montella nel 23 e poi scomparso a Napoli nel 5.
è stato anche attore, non soltanto cantante. Lui era originario di Montella, in provincia di Avellino, apparteneva a una famiglia di costruttori e a Montella uno zio aveva aperto nel 1932 un cinema teatro ed era cugino del politico locale Attilio Fierro. Lui si è laureato negli anni 40 in ingegneria. Nel 1951 vinse un concorso di voci nuove. Primo arrivò su 600, che gli consentì di firmare un contratto con la Durium, con cui avrebbe poi inciso una serie di canzoni in lingua napoletana e anche in italiano. Nel 1953 vinse con Rose il primo festival di Castellammare di Stabia e questo lo spinse a lasciare la professione di ingegnere per potersi dedicare alla musica. Il suo primo successo fu proprio questo, Scapricciatiello. Nel 1956 vinse il Festival di Napoli con Guaglione. La canzone gli diede fama internazionale anche grazie alle numerose tournée che compì negli Stati Uniti e anche in Canada. Fu tradotta in diverse lingue e la versione francese lo portò l'anno dopo all'Olimpiade di Parigi per 3 settimane, dal 22 maggio all'11 giugno, con enorme successo. Rai, Radio Televisione Italiana, dal Salone delle Feste degli Spettacoli del Casinò Municipale di Sanremo, Quinto Festival della Canzone Italiana. La gentile annunciatrice Maria Teresa Ruta ci presenta il Quinto Festival della Canzone. Buongiorno tristezza. Mai la tristezza si era presa tanti applausi. E agli autori Ruccione e Fiorelli la coppa. Buongiorno allegria. Rimini risponde a Venezia col Festival della Bellezza. Miss Italia e Brunella Tocci, calabrese. E Miss Cinema, Bruna Kumar. Ed anche oggi un viaggio nel tempo, ma lontanissimo. Eravamo nel 55 fino a un secondo fa e abbiamo raccontato la storia della classifica dei dischi più venduti con i suoi protagonisti proprio in questo anno e anche un po' sconfinando in cose curiose che sono accadute in questo 55. Se vi piace questo argomento vi ricordo che nel mio canale c'è un'intera playlist che ne parla, è facile trovarla perché si chiama esattamente come questo blog, perciò la playlist ha lo stesso titolo, andate a vedere e troverete tutti i blog dedicati alla storia della classifica dei dischi più venduti in Italia. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, io vi aspetto alla prossima volta. Ciao da Ale!